Sì, siamo arrivati al nostro ultimo ospite di oggi, ma ultimo non per importanza, perché abbiamo al telefono Sorrita Giarretta. Buonasera Sorrita. Buonasera a voi, a tutti i telespettatori e a te Simona, un abbraccio di cuore. Grazie, è bellissimo risentirla dopo un bel po' di tempo, perché parliamo di un nuovo libro che si chiama Io sono Joy, scritto da Maria Pia Bonanate, da San Paolo Edizioni, disponibile in tutte le librerie, che ha niente poco di meno che la prefazione di Papa Francesco. E io inizierei proprio da lì, perché Papa Francesco fa una definizione molto bella della testimonianza di Joy, che è la protagonista di questa storia, raccolta poi da Maria Pia Bonanate, e la definisce come un dono dell'umanità. Mi è sembrata una grande definizione, no, Sorrita? Ma guardi, ci ha sorpreso tutti il fatto che proprio il libro ha commosso anche Papa Francesco, tanto da scrivere proprio questa prefazione, ma sentite, è proprio una prefazione molto sentita, di cuore, ecco, definirlo un patrimonio dell'umanità, un dono fatto ad ogni donna, ad ogni uomo che hanno a cuore la salvaguardia della vita. È bellissimo, praticamente ha visto in Joy una donna, una giovane, ecco, che passa il dramma della prostituzione, della tratta degli esseri umani in maniera drammatica, ecco, un viaggio infinito, e però, ecco, oggi, ecco, restituita la vita, la sua dignità, al suo nome. Ecco, pensiamo che Joy vuol dire gioia. Ecco, allora, questo libro, avere questo proprio titolo, io sono gioia, vuol dire quasi questo grido di questa giovane donna che si sente pienamente restituita alla vita e alla sua piena dignità. Ecco, Joy è solo una delle tantissime ragazze che da oltre 25 anni tu e le tue sorelle accogliete a casa Ruth a Caserta, e che, a cui avete dato una nuova speranza e un nuovo percorso lavorativo anche grazie alla cooperativa New Hope. Se ci puoi raccontare un po' la vostra realtà anche ai nostri radioascoltatori che magari non vi conoscono. Sì, Casa Ruth, diciamo che è nata proprio, guarda, siamo l'8 marzo del 2021, è nata da un gesto, del coraggio di un gesto, nel 8 marzo del lontano 1997, quando noi suore siamo andate sulle strade del Casertano a portare un fiore a queste ragazze, che noi incrociavamo girando per le strade. Allora non si conosceva il problema della tratta, cosa voleva dire dietro, cosa c'era dietro a queste ragazze. Ecco, l'unica cosa che sentivamo dire è: cosa volete fare, il mestiere più antico, sono lì a fare soldi. Ecco, come tutto fosse normale, come fosse una normalità quelle presenze. Noi abbiamo voluto andare a incontrarle, a capire, a conoscere. Ecco, non abbiamo portato la mimosa, abbiamo portato una primula, un vasetto, qualcosa di vivo, una piantina. E lì, quella mattina, mi ricordo di quell'8 marzo del 97, più di 40 ragazze avevamo incontrato in un paio d'ore. E da lì, da quel gesto, poi le ragazze ci hanno chiesto di ritornare, abbiamo scelto di ritornare, piano piano è nato quel rapporto di fiducia e di stima, fino a quando una prima ragazza sale in macchina e chiede aiuto, help me, aiutatemi a fuggire, a scappare, qui si muore, non buono questo lavoro. Da lì poi un'altra ragazza, poi ci chiamano dall'ospedale, e da lì è nata questa accoglienza, poi è nata Casa Ruth, proprio per dare una risposta a questa richiesta di aiuto e di protezione e di liberazione di queste ragazze. Però guarda Simona, storie veramente, non ci si abitua mai ad ascoltare queste storie. Diventa, come dire, farci carico del dramma di queste giovani donne, ma spesso minorenni, anche ragazzine di 15-16 anni. Questo è l'incredibile. Ecco, e poi ascoltare i loro viaggi, i criminali che ci sono dietro, questi trafficanti, aguzzini spietati. Poi è nata New Hope. L'inganno, e poi da questa accoglienza, da questi percorsi di liberazione e di restituzione della propria dignità, è nata la New Hope, perché non basta accogliere, non basta proteggere, non basta dare una scuola di italiano, bisognava formarle anche a una professione, bisognava dargli anche una prospettiva di lavoro. Le ragazze, loro stesse gridavano e dicevano: è il lavoro che restituisce appieno la dignità, il lavoro, altrimenti siamo sempre donne che rimangono le poverine da aiutare. Ecco, così è proprio la rinascita, il riscatto pieno, rimettere in piedi le donne, praticamente quello che fa Gesù.
Gesù nel Vangelo quando libera rialza le persone. Nel caso delle donne le rialza e le rinvia ad essere delle messaggere di speranza. Gioia ha fatto il percorso nella NIOP, ecco, prima come tirocinante, ecco, ha imparato, si è formata, ha potuto andare a scuola. Oggi è assunta, è una dipendente della NIOP come commessa allo store, perché lì lavorano stoffe africane insieme alle stoffe italiane, creano di quei manufatti meravigliosi. Invito tutti. Confermo, perché io li ho visti. Chi ci sta ascoltando? Che se volete fare dei doni per Natale, ma per qualsiasi momento, per la vostra casa da abbellire. Sono manufatti meravigliosi, ecco, bellissimi per la casa, anche accessori personali, borse, zaini, c'è di tutto, ecco, ma ormai c'è proprio un'armonia, hanno imparato a dare vita. Oggi sono 7 ragazze come socie lavoratrici. Ecco, allora oltre alla sartoria etnica c'è questo store, un bellissimo negozio proprio nel centro della città di Caserta, dove c'è le poste centrali. Ecco, la chiesa ci sta anche sostenendo, dando incomodato d'uso questo negozio, ma è bello che allora mettendoci insieme chiesa, noi religiose, la città, ecco, possiamo dare una risposta di dignità, di vita e di speranza. Ma soprattutto stiamo presentando il libro Io sono Joy di Maria Pia Bonanate, edito da San Paolo Edizioni, che trovate in tutte le librerie con la prefazione di Papa Francesco, che è la storia appunto di Joy, che è una delle ragazze della cooperativa NIOP, che grazie a sua Rita e alle sue sorelle è stata salvata dalla strada, no? Dalla tratta e dalla prostituzione. E una delle cose più interessanti che dice Papa Francesco nella prefazione è proprio questa, che è un problema che tocca tutti, perché i pregiudizi e le responsabilità ci rendono conniventi di questi fatti, vero Sorrita? Su questo dramma che è la tratta degli esseri umani, e di fatto, come dice Papa Francesco, riguarda tutti, ci coinvolge. Pensiamo solo anche al discorso della relazione umana, pensiamo solo all'alta domanda che c'è da parte dei clienti che alimentano anche questo mercato. Io dico sempre, se non ci fosse la domanda non ci sarebbe questa offerta. Anche la criminalità, chi vuole le mafie transnazionali, chi vuole, come dire, lucrare sul corpo di queste ragazze, persone così vulnerabili, quindi con l'inganno, non avrebbe senso. Ecco, il problema è molto, cioè c'è una problematica complessa dietro la tratta degli esseri umani, ma ripeto, io credo che la grande sfida oggi è culturale, educativa, dobbiamo riprendere in mano l'educazione dei sentimenti, il rispetto dell'altro, delle differenze, però nell'uguaglianza e nella pari dignità, rispetto della persona umana. Ecco, Sorella, io leggendo il libro, la cosa che mi ha colpito di più, ma è la cosa che mi colpisce sempre leggendo le storie delle vostre ragazze, è il coraggio e la determinazione di Joy, che secondo me caratterizza un po' tutte, no? Sì, 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 e questo, per quello dico, io da queste ragazze ho imparato tantissimo, mi hanno dato e continuano a darmi tantissimo, proprio per questa forza, per questa fede che è radicata profondamente. Quando Joy parla, ho visto che Dio non dorme, ho creduto in un Dio che non dorme. Cosa voleva dire? Che un Dio che al di là delle sue arrabbiature, le sue cose, credeva che stesse in ogni caso essere presente per salvare la sua vita. Joy ha avuto il coraggio anche, ha tentato un paio di volte di scappare, poi è riuscita finalmente la fuga, è andata a fare la denuncia con forza, con determinazione. Ecco, poi la polizia l'ha portata da noi a casa Ruth, come ha fatto spesso altre ragazze così. Ma quello che mi, appunto, di già mi colpiva, come in tante altre, come tu dicevi Simona, è proprio questa determinazione, questo coraggio. Una volta detto basta, riprendo la mia dignità. È bellissimo quello che dice, guarda, nella quarta di copertina, no? Sì. Quando dice, afferma questo, sai che parole dure, mi avevano rubato tutto, il nome, la dignità, il corpo, l'anima, la libertà, il futuro. Ero una delle migliaia di schiave vittime della tratta che vivono e muoiono nei sotterranei della storia. Oggi, grazie anche alla sua determinazione, il suo coraggio e anche al nostro sostegno, ai nostri percorsi, oggi sono ritornata a essere il significato del mio nome, gioia. Gioia di vivere, di amare, di donare, di inventare ogni giorno la vita e la speranza. Credo che Gioia ha trovato in casa Ruth e soprattutto nella cooperativa questa forza di osare, questa abitare la speranza,
questa, come dire, vivere anche questa gioia. Lì è bellissimo vedere quando Joy, è come dire, cucisse questi fiori. E lo dico questo anche a chi ci ascolta, le ragazze, la Nioppa, queste ragazze riescono anche a far, come dire, a dare vita anche agli scarti, piccoli pezzetti di stoffa africana piena di colore così, no? Che escono dai ritagli. Quando crei un manufatto, quando crei un prodotto, ci sono sempre dei piccoli ritagli. Loro prendono anche quei piccoli pezzettini di stoffa, quei ritagli, riescono a cucirli insieme e ne esce un fiore meraviglioso, cucito a mano. Con questo messaggio, non c'è scarto che non possa fiorire. Sorrita, una domanda che è più che altro una curiosità. Perché Joy ha deciso di affidare la sua storia a un libro? Che è una cosa antica, ma che ovviamente dà molta forza, no? Nel senso che la testimonianza è sempre importante. Perché regalare a tutti la sua storia tramite un libro? Che mi sembra una cosa scontata, ma secondo me non lo è. No, nel caso di Joy non è proprio scontata, perché anche... vuol dire, abbiamo soppesato anche un certo il rischio che comporta per Joy scrivere un libro, certo. Metterci la faccia, abbiamo criminalità dietro, ci sono interessi fortissimi economici nella tratta degli esseri umani, quindi scrivere un libro, una storia. Joy però sentiva fortemente, se lei era stata restituita la vita, se lei ce l'aveva fatta, portava, e lo vediamo nel libro, porta quante il nome richiama di sue sorelle e amiche. Penso al nome di questa bambina, Grace, che poi in quella traversata perde la vita. Ecco, lei si sentiva responsabile anche, come dire, solidale con le vite di queste sorelle e amiche. E allora ha detto, io, se ce la faccio, sento che sono chiamata a questa missione, mettere anche attraverso un libro, narrare la mia storia per essere accanto ad altre sorelle, per dire ce la possiamo fare, ma anche come una denuncia, perché il libro parla non solo alle ragazze vittime di tratta, ma parla alla nostra società, parla ai nostri uomini, parla alle nostre istituzioni, parla a tutti, perché il problema della tratta riguarda tutti, come dice, è un crimine, Papa Francesco, è un crimine contro l'umanità. Allora io benedico il coraggio di Joy, lo benedico, ecco, e Joy oggi sta studiando, sta facendo, quest'anno dovrebbe fare la maturità, vedete la determinazione, al mattino allo store, il pomeriggio come scuole per gli adulti, e quest'anno è l'ultimo anno, è 5 anni, quindi per la maturità, poi... se Dio vuole vorrebbe andare anche a Roma, venire anche a Roma, perché adesso attualmente io sono a Roma, è una nuova comunità, è un nuovo servizio, è commissione sempre in questo senso, vorrebbe continuare gli studi e frequentare l'università di psicologia. E questo perché? Perché così posso aiutare con più competenza, con più professionalità e con sempre passione nuova altre sorelle e amiche in questo percorso. Sorrida, un'ultima domanda, perché il libro di Joy è molto intenso, racconta ovviamente la sua storia, però sono tantissimi i temi che attraverso la storia di Joy noi possiamo raccontare, quello dell'immigrazione clandestina, quello anche della situazione delle zone come Caserta, come Castelvolturno, quella del traffico, quella della tratta. È un libro, sì, una testimonianza, ma un libro di grande attualità. Sì, difatti è di grande attualità, perché, come dire, parla, è concreto, parla di una zona specifica come quella del Casertano, del Castelvolturno, che lo sappiamo bene, quante ferite hanno le nostre queste terre, quante ferite, e quanto impegno sociale, politico e in tutti i sensi educativo bisognerebbe vivere, ecco, per sostenere. Ma parla soprattutto anche Joy, quello che gli sta a cuore a Joy è anche la dedica di questo libro, no? È proprio, l'ha dedicato Joy attraverso Maria Pia Bonanate a queste ragazze. Lei porta nel cuore tutte queste ragazze ed è assurdo dover parlare nel 2021 che ci siano ancora, pensiamo bene, il traffico degli esseri umani è un fenomeno in espansione, sempre continuamente si sta aumentando di più. In Italia parlano dalle 30 alle 40.000 le ragazze schiavizzate sulle strade. Se oggi vediamo delle strade con meno ragazze è perché si sta per contrapasso ampliando tutto il mercato dell'indoor, del chiuso,
e lì è ancora più difficile raggiungere le ragazze, penso anche l'unità di strada e così. Quindi in realtà è ancora una realtà molto molto seria, grave. Quindi bisogna veramente alzare i riflettori, e questo libro ci permette di poter parlare di questo dramma, di questo crimine contro l'umanità. Ecco, non stanchiamoci di dirlo, è un crimine contro l'umanità, ci sta disumanizzando.